Ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti nel mio canale. È tanto che non mi siedo qua, è veramente, veramente, veramente tanto. E non so che fare, non mi ricordo neanche i momenti che cosa stavo facendo. Boh, proviamo un delirium a caso con The Lost, ma è tanto che non gioco, quindi dubito di essere in grado di giocare ad Isaac proprio. Chissà se è come andare in bicicletta. Oh, forse sì, forse ci si riesce veramente a riprendere alla grande. Giusto i tempismi e i pattern, mi devo ricordare, vero? È così che funziona? Esistono ancora le stanze del tesoro o l'hanno tolte? No, penso che... No, probabilmente l'hanno tolte, ok. Ok, totalmente inutile. Grazie mille per il giro, ci è piaciuto veramente tanto. Grazie anche a Curse of the Maze che ha ben deciso di ricacciarci indietro invece che portarci avanti. Di là non c'è niente. Di qua c'è la stanza che avrei trovato subito se fossi andato alla mia destra. Cosa che io non faccio mai. È incredibile. Ho detto destra giusto. Guardian Angel. No, Seraphim. Ok, no. Seraphim è più interessante di Guardian Angel, effettivamente. Super Last. Beh, dovresti morire easy, no? Non mi interessi. Ok, buono a sapersi, c'è un Lemon Party che gira. È una Temesis. Con codesto personaggio è totalmente inutile. Grazie mille di avermi fatto perdere un'altra stanza. E possiamo andare direttamente dal boss a questo punto. Ci evitiamo una transizione e via. Salve Monstrous. Ho capito, se la smetti di saltare ti colpisco però. Come non mi ha colpito quella lacrima? Grazie di essere morto. Qui mi danno... No, credevo uno shot speed up. Un tears up. Invece no, mi dà un filinissimo di danno. Che non ci faccio niente, ma meglio che un calcio sui cosiddetti. Quanto ti posso odiare? Oh, una chiave. Grazie. Giusto appunto, una chiave. Belle lacrime ricerca. Non Isaac Cart. Credo sia inutile, vero? Non vorrei sbagliarmi, ma credo proprio fosse inutile. Che cos'è che è esploso? C'era una troll bomb da qualche parte. Vero? Beh. O qualcuno si è schiantato da qualche parte. Dai. Grazie. Gentilissimo come sempre. E, no, è tanto che non registro e non ve l'ho neanche avvertito stavolta. E me ne dispiace, me ne duole veramente tanto. Perché, ragazzi, il lavoro mi sta assorbendo. Purtroppo abbiamo delle defezioni in studio da me. E sarà sempre peggio. Però posso comunicarvi, felicemente, che riprenderanno le live. Non subitissimo. Bella merda. Vabbè, tanto dobbiamo prendere tutti. Guppy's Airball, Guppy's Tail. Siamo già a due terzi Guppy. E non subitissimo, però intorno a luglio, magari la prima settimana, no, adesso vediamo, e torneranno le live. E quindi potremo andare in live con Isaac, faremo live su Life is Strange, faremo live su quel cavolo che vi va, basta che me lo dite. Questa è Lemon Party, vero? Sì. Basta che mi fate sapere. Cazzo, questa è brutta stanza.
Ce n'è uno che gira? No, è morto. E basta che me lo fate sapere. Se avete qualche preferenza di gioco live, non so, possiamo giocare a Gungeon, possiamo giocare qualche gioco un po' più impegnato, magari finire qualche gioco, insomma, ditemelo voi perché è tutto ben accetto. Tranne giochi cui veramente sono una capra mondiale, che forse è il caso che non porti nemmeno, perché sennò, insomma, capite bene da voi che diventa uno schifo. La live in sé diventa uno schifo. Però sono abbastanza. Oltretutto, le live dureranno un po', saranno tutte serali e dureranno circa dalle 9 in poi, quindi un orario anche buono, fino più o meno a fine mese, tranne i weekend, quindi diciamo venerdì, sabato, venerdì e sabato no, domenica vediamo. Però durante la settimana mi ci impegno, è una cosa che voglio provare a portare perlomeno per, diciamo, questo mezzo mese, 20 giorni. È una cosa che ci voglio provare a fare. Ah, oh, cazzo, questo è buono. Qui ho veramente la possibilità di fare gappi. Ok. Se non muoio, perché lui sparando a ricerca. Allora, io faccio così e rientro e me la dovrebbe dar rossa. Ok, va benissimo. Però quantomeno ora le ceste saranno rosse, no? Ok. Tramuto tutte le ceste in ceste rosse. E prima o poi un pezzo di gappi ci scappi. No, è deleterio, decisamente. Prima o poi, con tutta la calma del mondo. Non ho fretta, e sono convintissimo che tu ce la puoi fare a darmi una fottutissima cesta colorata di rosso contenente un pezzo di gappi. In realtà mai star sotto, però. No. Dove sono i buchi? Ah, uno qua, uno là. Tu lanci la bomba. Preferisco ancora del left hand, ok. Sì, è vero, è fighissimo, quello del fungo, però. No, Ghost of the Blind è di nuovo. Veramente. No, Krampus così però. Eh no, ecco. Eh no, Krampus così è una stronzata però, eh. Eh no, sì, è una stronzata. Eh sì, no, perché il danno lo prendo. Cioè, guardate che stanza, dai, fischi. Dai. Cioè, mo, oggettivamente va bene tutto, ma Krampus in una stanza così piccola, cioè, col danno che c'avevo mi rifiuto proprio. Ci mancavano i ragni dentro una stanza così. Almeno. Oh. Una, due monete, no, una moneta, perché con una ci parte. Dammi una, no, niente. Ho provato, ho tentato e fallito di farmi dare una runa, perché quella dovrebbe dare una runa.
tu se muori meglio e tu anche. Poi pensa ai ragni. Mi piacerebbe avere un oggetto figo di partenza per rendere la run interessante, perché così com'è capisci bene che diventa difficile. Chissà quanto può essere grande un Cellar XL. Già il Cellar è cacacazzo di suo. Ma tu sei enorme, ci metterò un quarto d'ora a buttarti giù. Vero? Tu sei un po' più piccolo, ma sei cacacazzo uguale, eh? Non è che fai sconti, insomma. Bella stanza del cavolo. Però è gestibile, quantomeno. Se non si dividono troppo... Da, ma dove l'avete messa? Ecco, questo è un problema. Questo è un grosso problema. Si muovono tutti in maniera differente. Devo cercare di affrontare un nemico per volta stando attento ai movimenti degli altri. Ok. Adesso possiamo affrontare il nostro più grosso incubo, che sono i ragni. Anche nella realtà, in realtà, perché sono aracnofobico, quindi. Però proprio in Isaac sono forse uno dei mob con cui sono morto più spesso. Allora dammeli in continuazione, perché te l'ho appena detto. Io ti faccio gli spoiler. Tu tanto caghi i ragni, no? Perché cioè, Cellar è amico dei ragni, quindi... Tu poi hai un gozziglione di HP, perché così hanno deciso che ci si può fare altrimenti. Ecco, adesso, per esempio, una buona sinergia... Cioè, ci sono tante buone sinergie. Ma quando volete, se volete cascare sulle lacrime... Ok, grazie. Aspetta, c'era una Tinted, me la ricordo. Avrei preferito qualcosa di più. Però aspetta. Stai dicendo che qui... No, qua non può essere. Sì, ma se lì c'è il boss devo fare il giro della Peppa. Aspettate un attimo. Fatemi controllare al volo prima di qua. Infatti. Avrei fatto il giro della Peppa. Ok. Molto meglio. Tu qua non ci puoi andare. Ti stanchi anche da fermo? Cacchio, sei peggio di me, eh? Sicuramente l'emo mishap è molto... Mishap. O come wrist si chiama. È molto meglio. Quantomeno un minimo di danno lo facciamo, non tantissimo perché è depotenziato, se non erro, rispetto alle moon party, ma non vorrei dire una baggianata plateale, ma dovrebbe fare meno danno, se non ricordo male. Ancora ragni e spawner di ragni, insomma. Ma vaffanculo, perfetto. Puoi evitare di cacare ragni mentre ti inseguo, grazie. È veramente fastidiosa la cosa. Dov'è l'altro qua? Dov'è il boss? Non qui. Tu anche un fraccolione di HP, che non so esattamente che parola sia, ma sembra molto interessante. Tu che ci dici? Ci dai robe. Tu che ci dici che sei un boss che, che vola. E che quindi me lo do on the face. Meno
Vediamo se riusciamo a prendere danno in faccia. Aspettavo altro proprio, di lisciarle tutte. Ma pensi che lanci? Adesso è. Ne ho ancora. Grazie. Buon rendere. Almeno tu in teoria non voli. Tu non voli ma spari cacchette a raffica. No, tu voli, ok. Cazzo, non ho neanche più. Ma anche lui può essere colpito dalle sue stesse palline, non lo so. Allora, se io non riuscissi a dargli un pattern alle palline, potrei colpire lui e non le palline. Mamma mia, che fatica. Mi ricordo che ci fu anche una daily con questo. Dove lo scoglio. Mazza. Era proprio un. Era proprio lui con 3,5 di danno. Cioè, esattamente come adesso. Ok, almeno non abbiamo più 3,5 di danno. Cioè, abbiamo sprecato tutte le bombe, tutto il tuttibile. Però. Quantomeno. Subito così. Non vi colpirò mai. Preso. Beh, adesso se mi colpisci sei un fenomeno. Belle stanze, mamma mia, non vedevo l'ora. Tu puoi aspettare in eterno più o meno. La colpisci, mi vuoi che ti dica. Quantomeno è normale quel verme. Cioè, è normale, oddio, c'ha una bocca che ti insegue. Quindi probabilmente è una sanguisuga. Però non è di quelli che spara anche lacrime, senza senso. No, ok, erano stanze inutili. E adesso qua ci posso entrare, no? Prendendo caos. Non capisco questa felicità, però va bene, ok. Perché questo ghigno, The Lost, perché? Decisamente meglio Book of Belial. Secondo voi dov'è? Sotto o sopra il boss? Io direi sopra. Anzi, lo uso anche. Ok, 7. 7 non è male. Ah, era sotto. Eh sì. No, giuro non l'avrei mai detto. Ma sotto dove? Di qua, di là? Di là. Perfetto, l'ultima scelta possibile. Mi sembra onesto. E non dovevo.
Vabbè, mi hai rotto il cazzo però. Ma te lo dico. Non mi sarei mosso, giuro. Fatto un casino. Questa non l'ho vista. Dov'è? So che ci sei. Sapevo che c'eri. Adesso ce n'è una grossa e una fantasma. No, forse quella fantasma l'ho distrutta. Sono rimasti solo i vermini. Beh, poco male. Visto che posso volare, è poco male. Lui comunque mi può dare solo. Anche con Chaos, non so come funziona. Può darmi esclusivamente Cube of Famito o coso. Ball of Bandages. Tu spari ancora, vero? Sì. Okay. Mi stava venendo il dubbio, non sparavi più. Sì, ok, forse è proprio bloccato allora lui. Va bene così. Catacombs 2. Mi sembra onesto. Non si sa che, ok, era la partita prima che era un lemon mashup, un lemon party. No, vediamo giusto per curiosità, ma questa stanza mi piace un sacco. Intanto ti sdraio, tu vuoi fare un colpo. Perfetto, un bel daredevil a caso. Bah, sì. Tanto che cambia. Sack of sack. Sacchetto dei sacchetti. Che è un oggetto dello shop. Però nello shop potrei trovare un sacco di roba figa. Tipo. Però non ho i soldi, tipo. Not bad veramente. Voglio giusto vedere che c'è. Un The Mind. E un The Soul. No, era The Mind. Cazzo, quello mi servirebbe. Vediamo di farli questi 15 centesimi, oh. Forse conviene. Allora, abbiamo scoperto che qua c'è la stanza. E non ce la spreco la bomba, non esiste al mondo. Visto che posso evitarmelo. Burnt penny. Simpatia. Grazie. Oh, che belle queste stanze, quanto le adoro.
Ah, c'è il ragno quello stronzo, ok. Vabbè, però che cacchio. Questo è il ragno esplosivo. E poi ci sono i ragni comunque antipatici. Dai che mi mancano solo 2 monete, fammele raccogliere. Dermit può essere utile, però non in questo istante. Soldi. Sì. È The Mind, vero? Sì, ok. Allora sì, può essere utile effettivamente The Mind. Almeno conosciamo dove andiamo perennemente sempre. Questa la useremo contro il boss perché vorrei evitare di creparci. Assolutamente. Sarebbe stata la prima volta che muoio contro quel boss. No, la chiave è mia, non mi rompere i coglioni. Però me la sono vista brutta. Allora, lo shop lo visiteremo solo e solamente se lo riterremo veramente necessario. Fastidiosa quanto sta stanza. Da 1 a... Mamma mia. Gestibile da qua? Sì, forse sì. Facciamone morire un po'. Grazie. Allora, adesso la mia ball of bandages fa un botto di danno. Ma guarda, ci vado solo per un motivo, perché potrebbe saltuariamente esserci un oggetto o qualcosa. Cioè, se c'è Trascendence mi sparo sui co cojones. Perché oltre ad essere un oggetto estremamente raro. Grazie dell'inutilità. Bene. Wow. No, grazie, teleportati più vicino. Fai come lui, sii educato, teleportati da lontano. Grazie. Non avrei mai creduto che tu fossi così gentile. Cazzo, ci devo andare nello shop. Va bene. È diventato improvvisamente indispensabile lo shop.
di David qua mi va bene. Però credit card mi fa tanto comodo. Quindi ce ne fottiamo allegramente e ce ne andiamo di là. Perché non siamo ancora diventati overpowered. Forse non ci diventeremo mai, ma fatemi vedere un attimo la situation. C'è uno che corre come un dannato. Ok. E quello in teoria è quello che dovrebbe morire per primo. E invece sarà l'ultimo a morire, perché è troppo veloce. Chi è rimasto? Oh, un amico ragnetto. Salve, amico ragnetto. No, aspetta. Lui esplode, quindi proprio stammi lontanissimo. Grazie, stammi lontanissimo, perfetto. Potevo guardarla prima di... No, ma la prendo io, senti. Mi hai dato solo più tenete. Fino adesso, solo più tenete. Mi interessano questi oggetti. Chissà. Tanto per il patto mi è inutile. No, The Chariot però è una figata. Aspetta un attimo. Ora che ci penso, The Chariot è meglio di molte altre carte. Avendo io una Ball of Bandages grossa come il mappamondo. Quindi sì, mi sta bene così. Userò The Chariot e poi al massimo esco. Esattamente. Oltretutto era veramente una rottura di cazzo questo boss. Mazza, grazie. Veramente un bel patto. Ci prendiamo. The Devil che non cumula, no, meglio i Priestess a sto punto. Posso solo peggiorare, credo, attualmente. Visto che non ho avuto aumenti di niente e ho 7 di danno. Ho avuto solo aumenti di danno. Necropolis 2 e Concourse of the Blind. È tutto sotto. Questa è una bellissima stanza. Mi congratulo con chi ha progettato questa stanza. Potete venire un po' più vicini. Non così tanto vicini. Ci metterò un po', però è comunque il minor tempo che potrei fare, no? Cazzerola. Quanto sei venuto vicino? Magari se tolgo questa è anche più vivibile la cosa. Lasciarla doppia. Continua. Aspetta, devo riuscire a far esplodere quello perché è un casino, se no. Quello se mi esplode vicino è un bordello. Preso i cuori senza motivo alcuno. Devo passare di qua per andare di là. Giusto? Credo sia un'ottima soluzione. Quello potrebbe essere The Odd of Keeper. Ah, oh, Steam Sale. Cazzo. È rarissimo, almeno per quanto mi riguarda, è rarissimo trovare Steam Sales lì. No, c'è voglia.
azzecca. Bene. Scusa. Pensavo anche potesse essere lì. Ma vaffanculo. A me e io, cioè, a me stesso che guardo ancora quelle robe. Batterie ce ne sono a strafottere, no? Magari ci diamo una sbrigata, che dici? Uno l'abbiamo killato instant. Ci ha anche lasciato un gadget. Una simpatica pillola. Ma non credo proprio. Così, per dire. So che è TR Detonator, che non mi regala neanche le bombe TR Detonator. Veramente un pessimo oggetto. Scusa. Un po'. Boh, ci ho sperato che mi lasciassi qualcosa. Va bene. Quindi boss. Merda. Non mi sono accorto del primo danno. Quando ho preso il primo danno? E vabbè, questa puntata la chiamerò Cerchiamo di riprenderci la mano, visto che non ne abbiamo più di mano. Dopo una settimana, 10 giorni che non registri, che non giochi neanche ad Isaac, per cavoli tuoi. Ci sono delle meccaniche da riprendere, diciamo. Soprattutto il colpo d'occhio, perché ero totalmente nascosto e non sono riuscito a capire il primo dei due danni. Il che mi fa specie, perché pensavo di killarla come poi è morta, perché giustamente un attimo dopo sarebbe morta. Ma non mi sono accorto del primo danno, quindi ero tranquillo. E vabbè, ragazzi, sopportate. Cercherò di rimettermi in pista, sopportatemi un attimo in qualche puntata così di filler che cerco di riprenderci in mano. E niente, ci si vede alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.